Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo episodio di Pokémon Cristallo. Bentornati sul canale, bentornati da Musso Pokenjoy. Ed eccoci qua, possiamo esplorare finalmente il percorso 37 tutti insieme. E magari esploriamo, vediamo se ci sono dei Pokémon diversi dal percorso 36. Passiamo un attimo di qua, dopodiché andiamo a sfidare gli allenatori. C'è un bellissimo Pidgey, livello 15. Attenzione, il livello non è proprio da sottovalutare. Nel frattempo ho curato i Pokémon, io ovviamente. Oh, qui troviamo tanti belli alberelli, vuol dire tante belle bacche. E troviamo una ghicocca rossa. E non una bacca, ma una ghicocca che serve per fare le Pokéball. Dopodiché troviamo una ghicocca blu. E allora qui troveremo una ghicocca verde. Non so perché, ma i tre colori sono questi. No, ghicocca nera, attenzione. Tu, che cosa dici? Dorino, ciao. Sono Dorino, della domenica. E oggi è proprio domenica. Che culo, non lo sapevo. Mi han detto di darti questo se ti vedevo. Mr. Pokéjoy riceve Calamita. La tasca strumenti è piena, ma che sfigati che siamo! Bene, una volta che incontriamo qualcuno, allora bacca, la diamo a qualcuno così ci liberiamo, la diamo a lui, diamo la bacca, adesso siamo perfetto. Se ti vedevo, Calamita! E vai! Veramente, dicevo, l'ho scordato. Ah, adesso ricordo. Dovresti darlo ad un Pokémon che usa attacchi di tipo elettro. Mia sorella Luana dice che potenzia gli attacchi di tipo elettro. Perfetto, grazie allora a te e alla tua sorella Luana. Ragazzi, veramente non lo sapevo che di domenica, cioè coincidenza straordinaria questa. E va bene, noi si fa fuga di nuovo e adesso si vanno ad affrontare gli allenatori del percorso 37. Anna ed io siamo socie. Che fantasia, Ann e Anna. Wow. Dai, carine loro. Nella mano. Allora, arriva un Clefairy. Clefairy livello 16. Spariamo il super suono. Così a caso. Colpisciti da solo? No. Ruggito. Quindi ci va ad abbassare l'attacco. Mi sa che allora non gli facciamo più di tanto. E allora ci conviene buttare in campo. Ma vediamo un attimo. Quanto gli si fa di morso? Pochissimo. Già non è più confuso, ma dai. Ecco, gli è partito aereo colpo. No, allora questa cosa non mi piace. Per fortuna non ho buttato Bulbus, cosa che volevo fare, perché sennò con aereo colpo me lo seccava. Ruggito. Allora adesso, se non sbaglio, possiamo usufruire di velenpolvere e lo facciamo. Cioè, noi colpiamo di velenpolvere, avveleniamo questo coso. E ovviamente missiamo. Come non ha nessun effetto, tu lo devi avvelenare, capito? Tu ora lo avveleni. Avvelena quel coso. Ok, bravo. L'abbiamo avvelenato. Adesso andiamo di assorbimento. No, ha fatto ripeti. Dannazione. Allora ributtiamo in campo Batman. Tanto c'ha la bacca. Almeno nel punto di esperienza se la prendono soltanto loro due. Fa ripeti, non ha nessun effetto perché abbiamo fatto il change. Vediamo adesso di morso quanto gli si fa. Insomma, sempre facciamo schifo. Ora con ruggito sempre di più faremo schifo. Per fortuna che l'abbiamo avvelenato, così piano piano si suiciderà da solo. Lui continua a fare il ruggito e va bene. Allora, in teoria, vediamo quanto toglie adesso veleno. Al turno dopo dovrebbe morire. Allora io provo a fare super suono, che ovviamente no. Lui ci fa ripeti, bene, e adesso dovrebbe morire. Ottimo. 115 punti qua, 115 punti là, ci va benissimo. Jigglypuff, ributtiamo Bulbus perché avveleniamo il mondo adesso.
Ma Batman è vicino ad andare su di livello. Vai, velo in polvere. Dai che avveliniamo tutti. Roccio scudo, va bene. Allora adesso spariamo assorbimento. Ottimo. Vai. Ok. Canto, ma no, 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 no. Attenzione. Ok, adesso siamo tornati a vita piena, la cosa mi piace, mi fa piacere. Tanto il veleno fa sempre il suo effetto. Vai ancora di assorbimento. Adesso assorbimento più veleno dovrebbe morire, eh? No, 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 no. Ha detto una cavolata. Vabbè, muore il giorno dopo, non c'è problema. È rimasto a un PS. E va bene. L'importante è che sia andato giù questo Jigglypuff. Buono! Potevi salire di livello, porca miseria! E va bene. Va bene, al prossimo, al prossimo. Andiamo in giro con la Gitenja. Perché noi abbiamo la Gitenja. Tu! I Pokémon non possono far nulla quando dormono. Vuoi vedere com'è terribile? No, questo vuole addormentarci il mondo. No, 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 no. Ci avrà Jigglypuff anche lui. No, c'ha Drowsy, quindi userà sicuramente ipnosi. Andiamo di morso. Mamma mia, non gli facciamo niente. Per fortuna che è super efficace. Ecco, inibitore. Ci va a inibire. Super suono, dai. No, 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 no. Ok, buono. Allora, se proprio mi devi addormentare qualcuno, io faccio così, butto in campo Tommy. Che almeno Tommy mi resiste a tutto. Questa volta mi ha addormentato, ok. Vai di braciere. Noi dormiamo un turno. Così saliamo anche di livello con il nostro bellissimo Tommy. Ci fa di mangiasogni, eh. Due turni. Speriamo di svegliarci al prossimo. Se no, possiamo andare nella disperazione. Ok, ci siamo svegliati. All'ultimo turno. Sì, ragazzi, Drowsy! Regge i colpi alla grande, eh. Guardate anche il braciere come regge. E noi evitiamo. E vai di braciere ancora. Inibitore, va bene, noi adesso facciamo attacco rapido. Vediamo se basta. Ottimo, ottimo. Bravo. Bravo Tommy che sale di livello. Bravo. Allora, cosa dice questo cartello? Percorso 37. Wow, grazie. Grazie. Ed eccoci arrivati ad Amarantopoli. Cosa succede qui? Vado ad allenarmi al teatro di danza. Ci vai anche tu? Te pare? Ti sembra? Attenzione! Ciao, sono Bill. Tu chi sei? Mossa poco in gioia, hai detto? Capiti proprio al momento giusto. Ho appena finito di riparare la mia tempo capsula. Sai che i Pokémon si possono scambiare, giusto? Con la mia tempo capsula si possono fare scambi con il passato. Ma non si può scambiare nulla che non esistesse già nel passato. Altrimenti il PC del passato avrebbe un guasto. Quindi, togli di mezzo tutto ciò che nel passato non esisteva. In poche parole, non spedire nuove mosse o nuovi Pokémon con la tempo capsula. Ora la tempo capsula è perfetta. Da domani funzioneranno tutte le tempo capsule in ogni centro Pokémon. Devo tornare dalla mia gente a Fiordoropoli. Ciao ciao!
Dai, lui ha salutato un po' come Mr. Pokenjoy, ha detto ciao ciao. Allora, mettiamoci a posto i Pokémon. Poi, allora, qui vi devo spiegare una cosa di questa bellissima città. Perché questa città è la città... no, perché sono tornato dentro? Non lo so, andiamo sulla Gitenja. Questa è la città del passato, presente e futuro. Come potete vedere, non è grandissima, la città più grande l'abbiamo visitata prima. E se leggiamo qui, torre bruciata, fu distrutta da un misterioso incendio. È pericolante, non entrare. Qui in teoria è dove si trova... Pare che dei Pokémon furiosi s'aggirino per il lago d'ira. Lago d'ira. Dov'è il lago d'ira? Dimmi dov'è il lago d'ira. Vabbè, visitiamo un po' tutte le case di questa bellissima città. Voi, che fate? Due torri, due Pokémon. Ma quando una bruciò, volarono via entrambi e non tornarono più. Vedete? La torre di latta qui avanti è una torre di 9 piani di divina bellezza. Rasserena l'anima di tutti coloro che la vedono. La torre di latta è accessibile solo a chi possiede la medaglia della palestra di Amarantopoli. Mi dispiace. Quindi noi non si passa perché non abbiamo ancora preso la medaglia, ma non vi preoccupate, perché noi continuiamo a fare un giro, poi esploriamo la torre bruciata e vediamo un po' che cosa succede. Allora, che cosa vendi tu? Pokéball, Megaball, pozione, super pozione, antidoto, antiparalisi, sveglia, rivitalizzante. Ok, non ce ne può fregare di meno. E allora, vediamo. Continuiamo ad esplorare. A esplorare in questa casa qui che cosa c'è. Basta leggerlo qua. Teatro di danza di Amarantopoli. Ah, teatro di danza. Che carino. Vedi, qua danzano. Hai dei Pokémon adorabili. Posso vederli lottare? Ebbene sì, qui al teatro di danza si lotta con le danzatrici. E poi in teoria dovremmo avere dei regali. Ah, mi ricordo! Qua ci sono tutte le evoluzioni di Eevee, è vero. È vero. Allora, super suono, per favore, non missare. Ecco, infatti. Che te l'ho detto a fare? Di morso quanto facciamo? Niente. Allora, togliamo Batman, buttiamo subito Dumbo. Perché in questa versione qui, seconda generazione, sono state introdotte le due nuove, così per dire, Eevee evoluzioni, quale Espeon e Umbreon. Cicritta, va bene, noi andiamo di Fango Sberla ancora. Continua a hittarci, anche se noi li caliamo la precisione. Andiamo di azione noi. Ok. Qui dovremmo prendere un bel po' di punti. Ok, Batman sarà a livello 18. Molto bene. Io quasi quasi questo Dumbo lo farei evolvere. Tanto si evolve a livello dopo, 21. Allora, tu sei blu, dovresti avere Vaporeon, quindi. Danzo sempre con i miei Pokémon. Li alleno pure, naturalmente. Bravissimo. Dai, perché lei è una kimono girl. Ah no, Espeon, ecco una delle due nuove evoluzioni. Esatto, è lei. Allora, andiamo di morso. No! No, Batman, non dovevi morire. Non dovevi morire. Dovevi stare con me. Dovevi prendere punti esperienza. Ho fatto la cavolata, raga. Ah, peccato. Vabbè. Perché ogni volta che ci muore il nostro amico Batman... Oh, abbiamo crittato. Si abbassa la felicità. Non va bene. Cioè, non deve morire lui. Lui deve rimanere in vita sempre. Ma
Mamma, ci avrà fatto un regalo con i nostri soldi? Ciao, Mustapagonjo, come va? T'ho comprato un utile strumento. Ho usato i tuoi soldi, ho fatto bene? Mamma, se non la smetti. Se non la smetti di fare queste cose. Vabbè, allora. Usiamo rivitalizzante, perché usare strumenti sui propri Pokémon aumenta un po' la felicità. Quindi noi usiamo rivitalizzante su Batman. Allora, ti piace la mia mollettina? Ah, vuoi fare una lotta di Pokémon? Va bene, facciamola, visto che ci siamo qui, facciamola, perché no? Ed ecco Umbreon, ragazzi. Proviamo a fare Sanguisuga. Quanto gli si toglie di Sanguisuga? Mamma mia, niente. Per favore, stai tranquillo. Ecco, bravo. Sto dicendo non morire. Ecco che si attiva la bacca. Buono. Io allora ti sparo super suono. Ottimo. Se si colpisse da solo, ma va, manco a morire. Allora, in questo caso mandiamo in campo Dumbo. Abbiamo deciso che dobbiamo farlo evolvere. Lo voglio far evolvere, basta. Ripeto, se ti colpisci da solo ci fai un favore. Ma no, no, mai nella vita. Mai. Andiamo di fango sberla, va. Cerchiamo di abbassare la precisione. Non gli facciamo niente. È vero che lui ha la difesa speciale che è più alta, quindi adesso si colpisce da solo. Proviamo a vedere con azione, che ovviamente falliamo. E lui usa turbo sabbia, sì, è tutto nella norma. La vedo lunga. Ci critta. Allora, è nel giallo anche lui adesso. Attenzione, con questo crit forse siamo arrivati al colpettino finale, vediamo. No, ancora uno ce ne vuole. Dai, dai. Oh, notare che poi lui è a meno uno di precisione, le ha missate tutte, noi siamo a meno uno di precisione e non abbiamo missata una. Facciamo schifo. Ok, tu, vieni. Sei una persona simpatica, vuoi lottare? Allora, forse lui, lei ha Vaporeon. Forse. Dico proprio forse. È blu. Dai, manda Vaporeon. Oh, perfetto. Quindi io posso usare Bulbus. A Batman, ok. Vai, Bulbus. Innanzitutto avveleniamo. Anche perché adesso si va a livello 16. Andiamo di velen polvere se ce la facciamo. E ovviamente no, quando mai. Allora assorbimento. Non gli facciamo niente, ragazzi. E abbiamo Miracle Seme, pensate un po' voi. Pensate un po' voi. Cioè, noi adesso abbiamo la difesa a meno 3. C'ho paura adesso a prendere una bottarella, eh. Andiamo Dumbo, va. Che forse è meglio. Verrà divisa in 3 l'esperienza, ma ragazzi, che devo fare? Se mi fa la bottarellina, io non mi posso far distruggere, uccidere Bulbus. Gli abbasso la precisione. Arriva Pistolacqua, salutiamo Dumbo, ma va bene, Dumbo va bene se va giù. In modo tale che rimane e continua a distribuirsi soltanto su 2 i punti esperienza. Andiamo di velen polvere adesso, che spero che non missa. Buono. Ok, perfetto. Ora possiamo fare anche, sì, assorbimento. E concludere la partita così, tra assorbimento e avvelenamento, dovremmo riuscire a farcela, andare anche a livello 16.
Bene. Che gli abbiamo anche calato la precisione. Ottimo, direi. Buono, 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 buono. Yep, yep, yep. Batman sale a livello 19. Stordiraggio. Ok. Qui si va a livello 16 invece. E impariamo paralizzante, che non è male. Quindi adesso possiamo paralizzare i nostri nemici. Ottimo. Ottimo. Allora, in teoria adesso ci dovrebbe essere l'ultimo, che è Jolteon. Ti piace come danzo? Me la cavo anche con i Pokémon. E va bene. E infatti è così. Ecco Jolteon. Allora, se avessimo avuto adesso Dumbo sarebbe stato perfetto, ma ovviamente non ce lo abbiamo. E quindi mandiamo in campo Tommy. Che Batman ovviamente è debolino a queste cose. Ci arriva un tuono shock. Vai, spariamo un braciere, vediamo il danno. Ah, vabbè, dai, è buono, va bene. Ancora tuono shock. Ma noi adesso facciamo un altro braciere e la partita è finita. Ottimo, abbiamo preso un bel po' di esperienza su tutti i Pokémon, ragazzi. Ottimo, ottimo, ottimo. 357, sono tantissimi. Bene. Ci hanno dato anche un sacco di soldi. Sono contento di questa cosa. Le abbiamo battute tutte. La vecchia qua non ci regala niente perché abbiamo vinto. Le Kimogami sono così belle, ma devono fare un allenamento molto rigoroso. E devono imparare dure regole di comportamento prima di apparire in pubblico. Ma se ami qualcosa, tutto è possibile. Ok, tu che ci dici? Dai, abbiamo... Le Kimono Gore non sono grandi danzatrici, sono brave anche con i Pokémon. Le sfido sempre, ma non riesco a far loro neppure un graffio. Il tuo stile di lotta è simile ad una danza. Raramente si vede una cosa simile. Prendi questo, non ti preoccupare. Mr. Pokenjoy prende la MN03. Della testa strumenti è Surf. Con questa mossa i tuoi Pokémon possono nuotare. E vai! Quel tipo è sempre col suo Rhydon. Dice di volere un Pokémon che danzi e usi Surf. Che non voglia allenarlo per il nuoto sincronizzato? Allora, andiamo sulla Gitenja e andiamo a vedere se possiamo esplorare la torre bruciata. Se possiamo esplorare... No, questa casa qui non l'abbiamo esplorata ancora, vero? Anche la casa che c'è qua sotto l'abbiamo esplorata? Questa non mi ricordo. No. Tu che dici? Stavi vivendo un'avventura con i tuoi Pokémon? Ma che avventura è senza un tesoro da trovare? Ho ragione o non ho ragione? Bene, vedo che comprendi il vero spirito dell'avventura. Mi piace, voglio darti questo. Oh, un detector! Praticamente molti strumenti per terra non sono facilissimi da vedere. Con detector puoi trovare uno strumento per terra nella vicinanza. Non ti dice il punto preciso. Quello dovrai trovarlo tu. Ho sentito dire che ci sono molti strumenti nella torre bruciata di Amarantopoli. Oh yeah! Dai, perché Amarantopoli, Amarantopoli. Voi che dite? Accade quando ero giovane. Accadde. Il cielo s'oscurò improvvisamente. Un Pokémon gigante coprì il sole. Che tipo di Pokémon era? Una specie di uccello drago. Esiste davvero un Pokémon così grande? Se esiste, sarà sicuramente una forza. E allora, andiamo a vedere la torre bruciata. Tu che stai facendo? La torre che era qui prima, mia nonna mi ha detto che era molto più alta.
E va bene. Allora, entriamo dentro la torre bruciata. Eugenius, mi chiamo Eugenius. Sono sulle tracce di un Pokémon che si chiama Suicune. E tu sei? Most Pokémon Joy, piacere di conoscerti. Ho sentito dire che Suicune si trova in questa torre bruciata. Così sono venuto a vedere... Ma dove sarà esattamente? E allora no, ragazzi. E allora si fa così. Amarantopoli l'abbiamo visitata, abbiamo scoperto tutto. La torre bruciata ce la teniamo per il prossimo episodio. Perché potremmo incontrare Suicune e potrebbe diventare interessante visitare la torre bruciata e dedicargli un episodio solo a lei. Quindi, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, lasciare un commento. E se il video vi è piaciuto, ditelo a tutti. Se non vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, mostra, poke and joy. Ciao, ciao.